La Corte dei Conti indaga su fondi indebiti ad imprese del Perugino e l'attività a Gubbio negli anni 2000 della Giunta Goracci. Umbriavoli ricusati i due giudici del nuovo processo a Firenze sul ricorso di Giorgio Del Papa, già condannato a 4 anni in via definitiva nel 2006 nell'esplosione di un silos, morirono 4 operai. Nuove speranze per il tabacco umbro, arriva un accordo con una multinazionale del settore che assicura per i produttori l'acquisto dei loro raccolti. Assisi ha ospitato più di 1000 coristi per la manifestazione Cantico e la città diventa un palcoscenico, vetrina nazionale e internazionale di musica e voci. Ad Assisi adesso, dove più di 1000 coristi si sono esibiti in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, Paolo Marzani. Quale città umbra meglio di Assisi poteva proporsi in maniera migliore da vetrina del panorama coristico internazionale, come è stato con la prima edizione di Cantico? Più di 1000 coristi provenienti dai 4 angoli del mondo hanno riempito di musica non solo gli appuntamenti ufficiali previsti nelle chiese e nei luoghi più suggestivi della città di San Francesco, ma anche lungo le strade, dove non di rado capannelli di esperti cantori hanno improvvisato veri e propri concerti all'aperto. Una rassegna ideata e diretta dal maestro Carlo Pedini, che ha estratto tutte le potenzialità già presenti in una città dove, anche sulla scia del Cantico di Francesco, il canto corale è una tradizione artisticamente radicata, con i due poli di eccellenza costituiti dai cantori di Assisi, fondati dall'indimenticabile padre evangelista Nicolini, e il coro della cappella papale della Basilica di San Francesco, di padre Giuseppe Magrino. La riuscita della manifestazione non consente più di parlare di un semplice esperimento. La rassegna infatti vuole diventare permanente e già si lavora all'edizione del prossimo anno.